cioè, non ha a che fare con Un posto al sole, che vi ricordo l'appuntamento tutti i giorni alle 20.45 su Rai 3, personaggio Marina Giordano, ma la prossima cornice è quella social, dove c'è scritto conosciuto mio marito sui social. Sì. Ora, ti vedono in TV una donna tutta così dura, cattivella, vabbè, non pensa mai calate. Che sta lì sui social, vabbè. Capito? No, vabbè, allora conosci diciamo... Conosci tuo marito sui social? Sì, diciamo che... Posso? Certo. Sì. Allora, io a 40 anni ho preso il mio primo PC, quindi ero proprio 40 anni? A 40 anni ho acquistato il mio primo computer, dove tutti mi prendevano in a giro 40 a 40 anni. Ci ho messo un po'. Ci ho messo un bel po'. E diciamo che navigando, forse in quel momento il mio stato d'animo non era poi insomma dei più felici, navigando trovavo nella home un link di un papero, che era un Daffy Duck, condiviso da una amica virtuale in comune. Quindi era un video. Quindi era una roba, sì. Quindi dissi, però questi stati d'animo insomma rappresentano un po' anche il mio stato d'animo di adesso. Non sai, stavi bene in quel periodo? Diciamo che no, non stavo benissimo. Ma io lo prendo, lo condivido, quindi. Però io ho detto poi, dico, ma io posso condividere una cosa che non è mia, mi sembra di rubare qualcosa. Ma io quasi quasi vado a vedere l'artefice di questi link e magari gli chiedo anche l'amicizia e se posso postare, vedi come sono, no? Sembro, ma sono genio, insomma, non è che sono buona, corona. Volevi dare lustro a chi era che aveva postato questo video? Una nostra amica virtuale che aveva amicizia sia mia che sua. E io attraverso questa amica virtuale sono arrivata al suo profilo e quando l'ho visto ho detto, ma non ci credo! Come si chiama? Si chiama Teo. E Teo è diventato poi tuo marito da quell'incontro? E poi è diventato, vabbè, quell'incontro insomma. Poi ma incontro virtuale? Attimo, sì, poi ci siamo un po' presi in giro i primi mesi, lui soprattutto perché diceva, vabbè, non puoi essere te, dai, non sei la Soldano, sei una ragazza che ha rubato l'identità della Soldano, l'ha messa sul insomma, profilo, e io dico, ma no, ma sono io, ma vai su Wikipedia, sai quelle cose un po'. Ma quanti anni aveva lui? La follia! Vabbè, insomma, tra noi ci passano 13 anni di differenza, quindi insomma... 13 anni di differenza, ma noi vi facciamo un applauso. Vabbè, subito. Ma detto, ho fatto. Scusa, tu avevi 40 anni. No. Quando l'hai conosciuto? No, io ho acquistato il PC a 40 anni, io l'ho conosciuto nel 2010. Vabbè. Quindi fai tu. Vabbè, quindi 2010, siamo nel 2019, giusto? Sì, sì. Sono passati 19 anni dal primo incontro. Sì. No! Ah, 2010, 9 anni! 9 anni! Scusami, in questi 9 vabbè, insomma, anni e quindi vi siete fidanzati? Ci siamo siete fidanzati, ci siamo sposati. E vabbè, che cosa vogliamo di più? E avete fatto adesso il viaggio di nozze? Sì, abbiamo fatto adesso, ma c'è un perché. L'abbiamo fatto insomma adesso perché non era possibile farlo quando ci siamo sposati, perché ci sono successe insomma altre delle cose private mie. E quindi abbiamo deciso di farlo quest'anno ed è stato bellissimo, sì. E facendo un passo indietro, però dobbiamo andare alla cornice della mela. Guarda, Perché nella grande mela proprio, voi no, avete mela. Detto sì. Sì, abbiamo perché siete andati sì. fino a New York? Perché diciamo che i miei si sono ammalati nel 2011 e noi insomma... Sono entrata in questa tempesta, diciamo, familiare nel 2015 e ho detto, ma come... Lui ha detto, vabbè, sposiamoci, ma perché sposiamo? Guarcherini, Col vestito bianco. Il vestito è di uno stilista che io amo molto e ho detto, ok, sposiamoci e andiamo. Solo che è stato un matrimonio, io dico sempre un take away, no? Come un take away? Prendi e porta via. Sì, perché ovviamente non potevamo stare più di 5 giorni lì perché dovevo rientrare in Italia. Scusa, quindi seguire la mia vicenda. Ma perché non ti sei sposata a New York? Ci siamo sposati no, perché in New York. In Italia, cioè New York e non in Italia. Cioè, i malati come facevo? Non potevi comunque farlo. No, non era non si andava no, ma non era proprio, anche perché insomma il mio... momento non era poi dei e siete più... andati solo con i testimoni perché i testimoni i nostri testimoni sono nostri amici italo-americani Tony Di Piazza e sua moglie Nella
il presidente dell'Associazione Culturale Italiana di New York, e con la nostra amica Pamela Fischer, che è il nostro giudice, è stato il giudice distrettuale che ci ha sposati a Brooklyn Bridge, insomma, sullo skyline. Insomma, è stata una bellissima emozione. 5 giorni intensi, fitti, grazie a loro poi. Ed emozionato il momento del sì. Ma poi senti le risate, perché insomma arriviamo là, questo skyline, vabbè, dico, questa dice in inglese. Inglese, io poi non è che lo conosco proprio benissimo, c'era Tony che mi faceva da traduttore e mi diceva allora, se c'è qualcuno che deve parlare, parli adesso o taccia per sempre. Io dicevo, ma vuoi vedere che mo siamo qua in mezzo ai turisti, no, che passano, ma vedi che c'è qualcuno che mi deve venire a rompere le scatole e dire io, e mi rovino tutto. Non c'è stato nessuno. Vediamo il video del matrimonio. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go where you go? Can we always be this close? Forever and ever and on. Take me out and take me home. You're bello. Lorenzo Farina, leggimi i commenti su Twitter. Abbiamo i fan di Un Posto al Sole in delirio. Queen Marina, Queen Nina. Sta accadendo una cosa molto, molto strana, perché praticamente ci sono due fazioni. C'è chi ama il tuo personaggio che sta imparando ad amare Nina, chi invece comunque il tuo personaggio lo fa un po' arrabbiare, ti sta imparando ad amare perché sta scoprendo la persona dietro il personaggio. C'è anche chi dice che tu ti diverti probabilmente come una matta ad interpretare una donna così diversa da te. E c'è anche una domanda dai fan di Un Posto al Sole, che sono agguerritissimi e chiedono: chi è più cattivo tra Riccardo e Maurizio? Quindi Roberto Ferri e Alberto Pallavini. Riccardo e Maurizio sono due simpaticoni, cioè non sono cattivi per niente, anzi molto goliardi, si diverte. Soprattutto Maurizio mi prende in giro con le dirette e fa vedere che una diretta invece una foto è Riccardo canta sul set, spesso ci vediamo. Insomma, i personaggi ovviamente neri ci sono, no? Cioè Alberto Pallavini e Roberto Ferri sono, se vogliamo, no? Due personaggi neri. Quindi insomma dai, sono belli tutti e due, ognuno di loro con una propria. Ma dopo questo video del matrimonio mi sa che qualcosa è cambiato guardando Nina. Senti, allora, se mi permetti, io volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a Tony di Piazza, che è il nostro testimone di nozze, perché è diventato il patron del Palermo adesso. Siccome insomma io ti auguro veramente che il Palermo possa andare in Serie A. Io adesso non sono sportivissima, però insomma so che insomma è entrato adesso. Vabbè, diciamo che il campionato è lungo. Tony, Il campionato è lungo. Il campionato è lungo, quindi insomma io ti auguro veramente con tutto il cuore che insomma io bacio tutta la comunità. Però lui non è venuto in viaggio di nozze con voi, Tony aveva a che fare col Palermo, Tony. Ecco, la cornice è l'una e appunto il viaggio di nozze che hai fatto finalmente con tuo marito. Sì. E mi chiedo se ti dà fastidio quando ti dicono: ah, ma tuo marito è più giovane di te, è un toy boy. Sì, ragazzi, non lo trovi terribile? Ma com'è questa cosa? Ma ragazzi, toy boy, ma perché toy boy? Cioè io ho 100 anni e lui ne ha 3, non so, fammi capire. Cioè, veramente. Io ho 56 anni, lo dico, perché io ho 56 anni. L'hai anche postato che 56 anni a marzo? Tu hai postato una foto con una hai scritto una cosa verissima, bellissima. Tu dici: oggi voglio regalarmi il segreto dell'eterna giovinezza. Fare quello che voglio, giusto? Brava. Dire tutto quello che mi passa per la testa, come il Palermo con Tony che non ci azzeccava niente, così. No. Amare alla follia Teo Bordagni, tuo marito. Tu metti nome e cognome, non metti mio marito. Mi ha molto colpita questa cosa. Sì, perché dici devo mettere per forza mio marito? No, tu metti quello che vuoi. Mi ha colpito. E soprattutto non mentire sull'età. Oh, perché a quest'età posso dire quello che mi pare, giusto? Posso fare quello che voglio, nel garbo, nell'educazione, nel rispetto. Però senti, basta, no? Con queste. Sarà molto apprezzato Daniele Radini Tedeschi. Dimmi, Daniele.
Io, a parte che sono ancora confuso tra la festicciola che mi avete fatto prima e questa tua gonna che hai, che è estremamente sexy. Che c'entra con la mia gonna? Lo volevo sottolineare, un momento di TV verità. E invece, questa attrice qui, tra l'altro, ho trovato uno slittamento, perché il personaggio che interpreta, così cattivo, rappresenta una donna bella, sai, le donne cattive sono molto più affascinanti di quelle buone. Però poi ho sentito tutta questa cosa della vita, che trova il fidanzato su internet, così, che è noioso. Allora di solito si dice... È noioso. È bellissima, stanno insieme da 10 anni. Non fare il rosicone. Tu non sei il criticonte, tu sei il rosiconte. Esci da questo personaggio, invece entra in questo ruolo, rimani nel tuo ruolo. Cioè, uscire dal personaggio No, ma io sono così. Ah, no, non ha capito niente, allora mi spiace.